Lewandowski, lo scambio con il compagno di squadra. Con il 7, Barba cerca in profondità il calciatore in maglia 18. Cerbarano si era reso pericoloso, un aggancio. Messa a fondo campo per il portiere della Lusitana, che rinvia subito lungo il colpo di testa che arriva, il palo, ha rischiato un autogol clamoroso. Prova ad alzarsela, tiene di fisico, ci riesce, alla fine subisce fallo. Il calcio di punizione. Cerbarano può andare in porta e lo fa, riattivo il portiere che la tiene. Barba cerca Stella che non aggancia, un'ottima occasione per la Lusitana. Ma non c'è stop, pallone girato subito in avanti, verso il 7 che cerca il compagno davanti al portiere, timbra il palo, poi sotto porta arriva la firma del 7 che porta avanti l'LS10, 0-1. Pallone giocato lunghissimo verso il 24 che cerca la spizzata, il pallone termina fuori. Barba, Cerbanaro, Stella. Pallone girato largo verso il numero 10. Si ritorna da Cerbanaro che cerca l'imbucata per Stella, esce il portiere con i pugni e mette rimessa laterale. Punizione lusitana. Cerbanaro va in porta, la parata del portiere che dice di no al numero 18. Cerbanaro. Pallone girato verso Barba che cerca il compagno, lo trova, esce il portiere ancora lungo che prende l'esterno della rete. Recupera il 7, il pallone è giocato lunghissimo. Esce il portiere che liscia il pallone clamorosamente. Un errore clamoroso da parte del portiere della Lusitana per metterlo 0-2 da parte dell'LS10. Stella trova Tagliaboschi. Può andare in porta d'esterno. La conclusione era partita bene, termina sul fondo. Tagliaboschi. Pallone giocato per Cerbarano. Stella. Pallone in verticale, esce il portiere alla fine, riesce a metterla lungo. Ennesimo sigillo stagionale da parte del numero 9, che firma l'1-2 e di mezzo lo svantaggio. Pallone girato verso il 7, che cerca di rendersi pericoloso, recupera palla lungo. Attenzione che c'è Tagliaboschi, il pallone è per lui, la parata del portiere in calcio d'angolo. Reattivo sul primo palo, estremo difensore dell'LS10. E gioca l'LS10. E proprio 24, recupera Barba, c'è il lungo largo, vediamo se lo serve, eccolo, può andare in porta e lo fa, arriva il gol del numero 9 che si gira il 2-2, la rimonta della Lusitana. Barba aggancia, prova ad andarsene, salta l'uomo, può andare in porta con l'esterno, trova il compagno, il 3-2 della Lusitana, rimonta completata. Barba col tacco, verso Stella. Che cerca di andarsene, ce la fa, davanti al portiere viene murato. Tagliaboschi si muove lungo che esce dall'area di rigore, la sua conclusione però termina sul fondo. Tagliaboschi, pallone per il 9 davanti al portiere, è ancora lungo, è 4-2 per la Lusitana. Fa vedere anche il numero che porta sulla maglia. È ormai gol, non si contano più per quanti ne ha fatti in questa stagione. Pallone girato lunghissimo con le mani, prova ad arrivarci lungo e viene atterrato. E possesso dell'S10, lo scarico in porta del 5, reattivo il portiere della Lusitana che devia alto sopra la traversa e calcio d'angolo. Pallone in verticale, la tiene lungo, si gira, trova il compagno di squadra dentro l'area di rigore. E il 5-2 da parte di Cerbanaro che chiude il match quando ormai siamo agli sgoccioli. Termina la partita, vince la Lusitana che rimane aggrappata alle prime posizioni.